Centri sociali vanno chiusi, punto. Oggi abbiamo depositato un ordine del giorno a firma di tutto il gruppo della Lega per impegnare il sindaco e la giunta a bloccare ogni tentativo di regolarizzazione del centro sociale Leoncavallo. Perché l'abbiamo fatto? Perché, per chi non lo sapesse, la Corte d'Appello di Milano, con la sentenza del 9 ottobre di quest'anno, ha condannato il Ministero dell'Interno a 3.039.150 euro alla Orologio SRL, la società della famiglia Cabassi, per l'occupazione abusiva della ex cartiera del Leoncavallo, che il centro sociale Leoncavallo occupa da oramai 30 anni. Ora, io capisco che prendo le citazioni del sindaco, sul Leoncavallo ha detto è il bene della città. Io penso che i beni della città siano altri, non esattamente il centro sociale Leoncavallo. Ma mi auguro che proprio per questo la sinistra voti questo ordine del giorno, che lo voti oggi stesso, che non lo vada a votare fra mesi o anni mettendolo in coda a tutto il resto. Credo che nessun premio vada concesso a chi da 30 anni occupa abusivamente un immobile. Credo che quello del Leoncavallo costituisca un pericolosissimo precedente, perché ci sono decine di centri sociali che occupano abusivamente immobile in città, e l'ultima cosa che vorrei è che fossero i cittadini a pagare il conto di queste occupazioni. Chiediamo inoltre al sindaco di censire tutti i centri sociali irregolari e stilare una gerarchia delle priorità di sgombero degli stessi, ovviamente in accordo con il Ministero, la Prefettura e la Questura. Diciamo che dopo, a maggior ragione dopo quello che è successo a Lambretta o l'immobile ottenuto in via Rizzoli. Come giustamente ha detto Matteo Salvini dopo gli ennesimi scontri di Bologna, i centri sociali vanno chiusi. A maggior ragione quelli che occupano abusivamente si rendono protagonisti di scontri e violenze.